Sapevo che stavano per uccidermi. Lo sapevo perché non avevo subito in silenzio la loro violenza. Io non volevo morire, perché avrei voluto combattere ancora contro i fascisti, aiutare il mio paese a diventare un paese libero. Per questo ho lottato fino alla fine. E poi mi hanno legato e ucciso. 1930, Rocco Pugliese, matricola 960, comunista, condannato a 24 anni per omicidio dal Tribunale Speciale Fascista. Roma, Montecitorio, 19 novembre 1947, seduta dell'Assemblea Costituente. Il deputato socialista Sandro Pertini, che era stato rinchiuso nel carcere di Santo Stefano durante il fascismo, parla di Rocco Pugliese. Venne soppresso all'ergastolo di Santo Stefano, quando io ero lì, al letto di forza, soppresso, ucciso dalle guardie, mentre era legato al letto di contenzione. Scrisse poi Pertini a una nipote di Rocco. Una notte, un grido straziante mi svegliò. Dalle celle di punizione giungevano rumori di guardie che correvano e poi l'urlo di suo zio. Mamma, mamma. E quindi un silenzio di morte. Da informazioni assunte dai detenuti comuni che facevano i lavori degli scopini, seppi che suo zio era stato ucciso dalle guardie. Io, quando parlo di lotta antifascista, ricordo anche suo zio, perché pur non avendolo conosciuto personalmente, è stato mio compagno all'ergastolo di Santo Stefano ed è morto tragicamente. Rocco Pugliese era stato accusato di aver ucciso un fascista nella sua città, a Palmi, il giorno della festa della Varia. Ma Rocco non aveva mai ucciso, la sua colpa era solo quella di essere un antifascista e un comunista, una colpa che lo ha portato prima in carcere e poi a morire assassinato dalle guardie dell'ergastolo. Raccontò Rocco di quel giorno maledetto. I fascisti mi vennero incontro ed il Gerocarni Rocco, che mi stava di fronte quasi a contatto, mi diede un colpo di bastone che riuscì a parare con la mano. I fascisti misero tutti mano alla tasca, mi stavano accoppando e io, presa una sedia, la lanciai contro i fascisti e contemporaneamente si sentono colpi di rivoltella. Credetti avessero sparato contro di me e dalla massa poi fui trascinato in casa Silvestri. Ero inerme. Non è possibile che qualcuno possa affermare di avermi visto sparare o di avermi visto con la pistola o rivoltella in mano. Le pallottole colpiscono il fascista Gerocarni e altre persone, ma solo Gerocarni morirà. Anche da morto, comunque, Rocco Pugliese fa paura. Intorno alla sua salma e al suo funerale si apre un macabro balletto burocratico e alla fine viene deciso che non avrà luogo il trasporto a Palmi della salma del detenuto in oggetto, e dove sia finito il corpo di Rocco nessuno lo sa. A Palmi non è mai arrivato, nel cimitero di Santo Stefano non ce n'è traccia. A Rocco Pugliese il Partito Comunista ha intestato per anni la sua sezione di Palmi. A lui è dedicata una lunga strada della sua città, che sembra essere un tutt'uno con quella dedicata a Bruno Buozzi, assassinato dai nazisti il 4 giugno 1944.